Alessio Falsone è stato accusato di essere una delle cause della crisi tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Come sapete, i due ragazzi, dopo tanti tira e molla, si sono definitivamente lasciati, mandando in crisi i loro milioni di fan, e non si capisce perché. Da tempo Mirko e Perla non si mostravano insieme. Qualche giorno fa i fan della coppia sono andati in ansia perché Perla sarebbe andata a Milano e, secondo alcune coincidenze, ipotizzate seguendo i social, hanno pensato che potesse incontrarsi proprio con Alessio Falsone. Falsone risponde alle accuse. Una persona non meglio identificata ha chiesto all'allenatore di calcio se davvero c'entrava qualcosa con la crisi tra Mirko e Perla. Ecco la sua risposta. Io non ho mai visto Perla dopo il GF, mai. Domenica eri a Milano, hai visto Perla. Non è assolutamente vero, domenica ero a Sondrio, lunedì ero a Sondrio, sono sempre a Sondrio. La prima volta che esco da Sondrio è stamattina ed ho sbagliato, non ci dovevo neanche uscire. Non so se Mirko e Perla sono in crisi, non so le relazioni degli altri, non sono nemmeno *** i miei, non so se sono in crisi, se sono in crisi gli auguro di risolvere la loro crisi, ma io non ne so nulla e non c'entro nulla. E, chiaro, basta *** o parliamo di calcio. Falsone gentile, carino, calmo e per niente spocchioso come sempre, ma...